Adriano Celentano è il pioniere del rock and roll italiano e l'autore di una delle prime canzoni rap della storia. Alcune persone lo adorano per le sue canzoni di vita, mentre altri lo amano per il suo personaggio di eroe amante delle commedie romantiche, che ci ha aiutati a capire che l'aspetto non è la cosa principale. Celentano è una persona molto carismatica, sensuale e scandalosa. Per che tipo di buffonate eccentriche è conosciuto? Quale donna lo ha fatto quasi divorziare dalla moglie? E per quale reato potrebbe finire in galera? Oggi sul canale Biografo parleremo di come Adriano Celentano sia arrivato al successo. Discuteremo della sua infanzia difficile, dell'aerofobia, del suo clan e molto altro. Fai clic sul pulsante di iscrizione e sulla campanella per scoprire tutti i fatti più interessanti sulle tue celebrità preferite. Credeteci, abbiamo qualcosa di cui parlarvi. Iscriviti e iniziamo! Adriano Celentano è nato il 6 gennaio 1938 a Milano. I suoi genitori erano contadini della lontana Puglia che si trasferirono in una grande città in cerca di lavoro. Vivevano in povertà. Adriano aveva un fratello maggiore e tre sorelle. Una di loro è morta di leucemia prima della sua nascita. Adriano non è stato un bambino cercato. Sua madre aveva 44 anni quando non si sentiva bene e pensava di avere la stessa malattia della figlia defunta. Ma si è scoperto che era incinta. Giuditta era molto turbata perché era sicura che i figli di genitori vecchi fossero destinati a morire da piccoli. La coppia non ha nemmeno comprato una culla e le cose per i bambini, ma il destino ha decretato diversamente. Nonostante le paure dei suoi genitori, Adriano è nato vivo. È interessante notare che è successo il giorno della Befana, una festa locale di battute e scherzi. Da quel momento nella famiglia di Celentano finì la calma. Il ragazzo è cresciuto come un vero prepotente e irrequieto. Con le sue buffonate ha fatto impazzire l'intero quartiere ed è stato chiamato provocatore e terremoto a piedi nudi dai vicini scontenti. Ma i suoi genitori hanno chiuso un occhio su tutti i suoi scherzi, perché la sua stessa esistenza è stata per loro un vero miracolo. Il ragazzo diretto, rumoroso e ridente è diventato il loro preferito. Celentano viveva in via Gluck. Successivamente avrebbe scritto una canzone famosa al riguardo. Mentre Adriano muoveva i primi passi, nel mondo scoppiò una guerra. La musica li ha salvati da cattive notizie e difficoltà perché la sua famiglia suonava diversi strumenti musicali: l'armonica, il mandolino e la chitarra. Il piccolo Adriano non era particolarmente interessato alla musica, ma fin dall'infanzia ha assorbito il folklore locale e le usanze del Sud Italia, che hanno sicuramente influenzato il suo lavoro futuro. L'hobby principale di Adriano nella sua infanzia era combattere. Non passava giorno senza. Con una compagnia di ragazzi del vicinato razziava sempre le zone circostanti. Studiare a scuola non era facile per lui e da ragazzo era costantemente alla ricerca di motivi per saltare le lezioni. Ma una volta questo gli salvò miracolosamente la vita. Quel giorno sua madre cedette alla sua persuasione e gli permise di restare a casa. Poche ore dopo accadde una terribile tragedia. La scuola di Adriano fu bombardata e quasi tutti i suoi studenti morirono. I genitori gli nascosero la verità e lui fu contento di non dover andare a scuola per un po'. Ma quando da adulto Celentano sentì questa storia da sua madre, si rese conto dell'entità del disastro. Pensò che Dio doveva averlo destinato a qualcosa di importante, poiché gli aveva permesso di sopravvivere. Nel 1951 muore il padre di Adriano e sua madre riceve una piccola somma di risarcimento. E così si trasferirono in una zona migliore. Ma questo fu un altro colpo duro per Adriano. Aveva molta nostalgia di casa, la sua strada natia e i luoghi in cui era cresciuto. Mio caro amico, disse, qui sono nato. Giuditta non poteva mantenere i suoi figli da sola. Suo figlio maggiore era già sposato in quel momento e doveva prendersi cura della propria famiglia. Così Adriano ha dovuto lasciare la scuola e iniziare a guadagnare soldi. Ogni mattina andava al lavoro sentendo un po' di rock and roll quando la madre accendeva il lettore. Il ragazzo di solito beveva una tazza di caffè con un pezzo di burro e faceva uno spuntino con un panino imbevuto di olio di oliva per colazione. L'abitudine di bere il caffè con il burro sorprende ancora molti camerieri nei ristoranti che visita. Celentano si è cimentato in una varietà di professioni. Era un idraulico, un corriere, un macinatore e un assistente in una tipografia. Alla fine il ragazzo ha ottenuto un lavoro come orologiaio e inaspettatamente si è rivelato molto bravo in questo business.
Questo ha sorpreso molto tutti coloro che conoscevano Adriano, perché l'arte dell'orologiaio richiedeva molto impegno, perseveranza e conoscenza. Molti credevano che fosse improbabile che qualcosa di sensato venisse fuori dall'ex bullo. Ma Adriano riuscì persino a prendere la licenza, e questo fatto indicava che non era un sempliciotto come poteva sembrare a prima vista. Celentano, tra l'altro, colleziona ancora orologi nel tempo libero. Giuditta era incredibilmente felice del successo del figlio e già sognava che si sarebbe sistemato e avrebbe iniziato a portare a casa molti soldi. Ma... L'Italia del dopoguerra si stava gradualmente riprendendo e insieme agli anni 50 la cultura americana irruppe nella vita degli italiani. I western americani e i romanzi musicali erano esauriti nelle sale cinematografiche e le voci delle star di lingua inglese venivano ascoltate attraverso gli altoparlanti dei jukebox nei caffè. Erano eccitati, accesi e non lasciavano nessuno indifferente. Il rock and roll diventò una boccata d'aria fresca per un paese conservatore abituato alle canzoni popolari e ai classici. Adriano è stato uno dei primi italiani a non poter resistere al magnetismo e alla spinta della nuova musica. Successivamente ha contribuito all'emergere di un nuovo tipo di musica in Italia, influenzato dalle canzoni americane. Un giorno l'amico di Adriano gli diede da ascoltare un disco di Rock Around the Clock di Billy Haley. 1, 2, 3 o'clock, 4 o'clock, rock. 5, 6, 7 o'clock, 8 o'clock, rock. Adriano si innamorò della nuova musica. Prese in prestito un disco dal suo amico, lo portò in officina e lo ascoltò decine o forse centinaia di volte al giorno mentre aggiustava gli orologi. Adriano non amava molto cantare, ma Bill Haley non ha lasciato scelta al ragazzo. Era impossibile per lui non cantare insieme. In quel periodo Celentano visitava un paio di volte a settimana la sala da ballo Filo Contanti, dove ballava e cercava di incontrare ragazze. È difficile da credere, ma il futuro sex symbol in gioventù era timido e, secondo le sue stesse storie, non era popolare tra le donne. Una volta disse ai suoi amici che conosceva il rock and roll, quindi loro decisero di fargli uno scherzo e lo hanno letteralmente trascinato sul palco con la forza e lo hanno convinto a cantare qualcosa. Adriano sarebbe potuto scappare, ma all'improvviso il ragazzo si è impossessato della determinazione e ha cantato quella canzone che ormai era stata già memorizzata. La sua voce tremava per l'eccitazione e le gambe e le braccia si contraevano in strane convulsioni. Ma al pubblico è piaciuto questo ballo particolare, oltre al canto. Un orecchio innato per la musica ha aiutato Celentano a imitare l'intonazione e l'accento necessari. I suoni della musica americana, allora considerata esotica, catturarono così tanto la sala che al cantante appena coniato fu chiesto più volte di ripetere la canzone. Quella sera l'attenzione di tutte le ragazze era rivolta solo ad Adriano e sentiva che la musica era ciò che gli sarebbe piaciuto fare. Adriano iniziò a vagare da un pub all'altro, continuando a cantare sempre Rock Around the Clock. Per i giovani del luogo, che erano stanchi della musica tradizionale e avevano un disperato bisogno di qualcosa di nuovo, l'apparizione di Celentano con la sua unica canzone è stato un evento significativo. Si iniziò subito a parlare di lui e Adriano per molto tempo non riuscì a credere al suo inaspettato successo. «Ho sempre pensato che questa volta mi avrebbero fischiato e realizzato che non c'era niente di speciale in me. Mi sono sempre aspettato un fallimento e quindi sono stato molto felice di vincere. Ma nonostante le aspettative, piacevo ancora di più. Ho sorpreso, divertito, instillato forza e voglia di roccheggiare ulteriormente». In quel periodo, Celentano, per il suo modo insolito di muoversi in scena, veniva soprannominato «molleggiato». A poco il suo repertorio è stato reintegrato con canzoni di Elvis Presley e altri artisti del rock and roll. Molte persone iniziarono a notare una somiglianza con il comico Jerry Lee Lewis. Un giorno la sorella di Adriano inviò una sua foto e in questo modo partecipò a un concorso per sosia. Il risultato? Celentano arrivò primo e vinse 100.000 lire. Inizialmente Celentano non considerava le esibizioni come la sua professione principale, ma piuttosto come un hobby. Di notte continuava a cantare nei club e durante il giorno si esercitava ancora per ore. Ma la musica gradualmente lo ha catturato sempre di più. Giuditta inizialmente era scettica sull'hobby di suo figlio. Sì, le piaceva il rock and roll, ma era spaventata dal pensiero che Adriano potesse eventualmente barattare una professione stabile con la vita di un artista affamato. Secondo le leggende, quando il figlio orgoglioso portò a sua madre i suoi primi guadagni, lei glieli gettò in faccia, dichiarando che non aveva bisogno di questi soldi sporchi. Questo fece molto male ad Adriano.
Alla fine, dopo il primo concerto importante di Celentano, al quale il giovane cantante si recò con una febbre di oltre 40 gradi, scoppiò una raffica di applausi e la madre cambiò idea, iniziando a sostenere il figlio. Nel 1954 Adriano stava già scrivendo le sue canzoni e un anno dopo iniziò a collaborare con il suo amico Mickey Del Prete, che in seguito scrisse un gran numero di canzoni per Adriano e per molto tempo fu il suo principale produttore. Al Festival del Boogie Woogie del 1955 conosce il trio musicale Rock Boys, il tastierista Enzo Iannacci, il sassofonista Luigi Tenco e il chitarrista Giorgio Gaber. Hanno viaggiato per il paese, si sono esibiti in discoteche e al gruppo mancava solo un cantante che parlasse inglese. I musicisti divennero amici di Celentano e lo portarono nella loro band. A quel tempo il ragazzo aveva 18 anni. Con i Rock Boys nel 1957 Celentano fece un battesimo di musica al Palazzo di Ghiaccio di Milano al Festival di Rock and Roll, il primo in Italia. Tutti fecero principalmente cover in inglese, ma i Rock Boys si sono avventurati nell'esecuzione di una loro creazione, la canzone Ciao ti dir in italiano. Quando senza amore. È stato audace e rischioso e il coraggio dei musicisti alla fine ha vinto loro il primo posto. Dopo la sua prima esibizione, Adriano, con il tocco morbido dei giornalisti, ha ricevuto il titolo di Re del Rock and Roll. Nel 1958 i Rock Boys si sciolsero e Adriano continuò il suo percorso creativo da solo. Nonostante ciò, è rimasto un buon amico per tutta la vita del chitarrista Giorgio Gaber. Nello stesso anno, in una profumeria milanese, Celentano incontra Milena Cantù, che vi lavora come commessa. Hanno iniziato a frequentarsi. Al Festival di Ancona, Celentano ha conquistato la giuria con il suo brano Il tuo bacio è come il rock. Il giovane promettente interprete è stato notato dai rappresentanti della casa discografica Jolly e presto Adriano firmò un contratto con loro. E fu così che uscì il primo album in studio di Celentano. Adriano Celentano con Giulio Libano e la sua orchestra. Nello stesso anno esce un altro album, Furore. Tuttavia il giovane artista non si limitava solo alla musica. Ha inviato le sue fotografie alle agenzie nella speranza che lo portassero al cinema. All'inizio gli agenti rifiutarono, credendo che il ragazzo non avesse prospettive, ma pochi anni dopo tutti si sarebbero solo sognati di poter ottenere la giovane star. Il primo ad accorgersene è stato il giovane regista Lucio Fulci. L'aspetto di Celentano e il suo carisma sono diventati una vera scoperta per il regista. Adriano ha debuttato al cinema con ruoli nei film musicali di Fulci, The Jukebox Kids e Howlers in the Dock. A proposito, assicurati di condividere nei commenti i nomi dei tuoi film preferiti con Celentano. Te ne sarò veramente grato. Nel 1960 Celentano recitò nella Dolce Vita di Federico Fellini. Il regista cercava solo un musicista energico e quando ha visto una foto di Adriano sul giornale si è reso conto che questo giovane artista era esattamente la persona di cui aveva bisogno. Per Celentano, questa apparizione sugli schermi fu un evento fondamentale. Fu così che si innamorò del cinema. L'attore adorava guardare il lavoro di squadra e fu così che iniziò a voler stare dall'altra parte della telecamera e provare a dirigere. In futuro ha realizzato questo sogno. Lavorando ai suoi film, Celentano partecipava a quasi tutti i processi di ripresa, dall'idea al montaggio. Ma questo è successo dopo. Nel frattempo l'artista è costretto ad interrompere la sua attività creativa per l'arruolamento nell'esercito. Una volta, durante il trasferimento dei soldati nel luogo delle esercitazioni, Adriano perse conoscenza sull'aereo. Si è scoperto che Celentano soffriva di aerofobia, una fobia probabilmente derivata dai bombardamenti appartenenti alla sua infanzia. Ma anche questo percorso al servizio militare non poteva interferire con la sua voglia di fare musica. Nel 1961, l'affermato Adriano riuscì a ottenere dal ministro della difesa il permesso di partecipare al Festival di Sanremo. Questo caso fu un'eccezione alla regola, in quanto i permessi venivano rilasciati solo agli atleti che partecipavano alle competizioni. Al festival Adriano ha eseguito la canzone 24.000 baci e si è classificato secondo. La canzone raggiunse rapidamente la vetta delle classifiche, vendendo oltre 500.000 copie in poche settimane e fu votata come migliore canzone italiana del decennio.
Ma la gloria non ha fatto girare la testa alla stella appena coniata. Iniziando a guadagnare bene, Adriano mostrò acume per gli affari e nel 1965 investì nella creazione della propria casa discografica, il Clan Celentano. Comprendeva amici e collaboratori del cantante. Successivamente molti artisti fecero la stessa cosa per non dipendere dai produttori, ma all'inizio degli anni 60 questo gesto era un atto molto audace e insolito. All'inizio la casa discografica fu impegnata non solo con Celentano, ma anche registrando canzoni di molti altri artisti di talento. Di solito presentavano progetti comuni, come un'unica squadra affiatata. Il primo disco venduto così fu Non mi dir, vendendo 1 milione di copie. Adriano si è rivelato un autore estremamente prolifico. Ha pubblicato 42 album in studio in una carriera che dura da più di 50 anni. In questo periodo Adriano fece la sua prima tournée in Spagna e Francia e vinse il concorso di Cantagiro con il brano Stai lontana da me. Ha anche continuato a provare a fare l'attore. Nel 1963 escono 2 film con la partecipazione di Celentano, Uno strano tipo, dove interpretava il ruolo principale, e l'altro Il monaco di Monza. Sul set di Uno strano tipo è avvenuto un fatto fatidico per Celentano. Ha incontrato l'aspirante attrice 19enne Claudia Mori e si è subito innamorato. Secondo la mia idea, la donna ideale che stavo cercando era come Claudia e quando l'ho incontrata ho capito che era lei, perché aveva tutte le qualità necessarie, cioè le sue qualità corrispondevano alla mia idea di donna ideale. Affascinato dalla ragazza, Celentano iniziò a provarci con insistenza con la giovane attrice, anche se in quel momento entrambi erano fidanzati con altre persone. Anche a Claudia piaceva Adriano, ma non aveva nessuna fretta di lasciare il suo sposo. Entrambi gli attori hanno cercato di far fronte ai sentimenti in aumento per qualche tempo, ma alla fine hanno interrotto le loro relazioni. Presto Adriano invitò Claudia al suo concerto. Alla fine della serata Celentano le ha confessato pubblicamente il suo amore. Da quel momento la coppia iniziò una folle storia d'amore. Presto decisero di sposarsi. Inoltre, per sbarazzarsi dei fastidiosi paparazzi, i due si sono sposati alle 3 del mattino. I testimoni stavano quasi per addormentarsi e lo sposo aveva mal di testa. Inoltre il loro matrimonio stava per finire per una cosa insignificante. A Giulia non piaceva la cravatta di Adriano. Ma per fortuna questo non è stato un ostacolo per il loro matrimonio, che dura da oltre 60 anni. Ne hanno davvero viste di tutti i colori, ma sono ancora felici insieme. Nel 65 recita insieme alla moglie nel film Super Rapine a Milano, che è stato anche il debutto di Adriano come regista. Qui stiamo lavorando. E non voglio guai, quindi più stai alla larga meglio è. Questo tuo sacro terrore mi fa supporre che in fondo tanto indifferente non ti sono. Ti credi irresistibile, eh? Nello stesso anno la coppia ebbe una figlia, Rosita. Fuori dall'ospedale era pieno di giornalisti e fotografi che volevano accaparrarsi le prime foto, ma dicono che vedendo le lacrime del padre, posarono le macchine fotografiche. Adriano fu molto grato per questo gesto e successivamente ha rilasciato delle interviste e ha fatto un servizio fotografico con la figlia. L'anno successivo ebbero un altro figlio, Giacomo, e 2 anni dopo una figlia, Rosalinda. Con l'avvento dei figli, Claudia decide di abbandonare la sua carriera e di dedicare la sua vita alla sua famiglia, ma non è rimasta completamente senza lavoro. Claudia ha iniziato a investire le sue forze per la carriera del marito, diventando per lui una vera musa ispiratrice. Diventò la sua PR, responsabile della sua immagine e si occupava anche di questioni legali. Nel 1966 Adriano torna sul palco del Festival di Sanremo, dove esegue una delle canzoni più importanti della sua carriera, Il ragazzo della via Gluck. La canzone svelava i problemi ambientali delle grandi città che erano interamente fatte di muri di cemento privi di anima. In mezzo al verde ormai, dove sarà? La canzone è stata per diversi mesi in vetta alle classifiche italiane. Successivamente è stata inserita anche nei libri di testo di scuola ed è stata tradotta in 22 lingue. Al pubblico piace così tanto quest'immagine che anni dopo iniziò a chiamare Celentano il ragazzo della via Gluck.
Ovviamente non è stato sempre tutto così roseo nella sua carriera. Nel 68 il suo clan subì delle modifiche. Diversi membri se ne andarono a causa di differenze creative e a quel punto la società si concentrò sulla pubblicazione di album dello stesso Celentano. Nel 69 esce un film, considerato uno dei più significativi della carriera di attore di Celentano. Il film era Serafino. È stato amato dal pubblico e lodato dalla critica. Lì l'attore ha interpretato il ruolo di un fannullone che improvvisamente ha ricevuto un'enorme eredità. È interessante notare che la prima audizione di Celentano per questo film è andata molto male. Il regista Pietro Germi ha detto che con la sua faccia da gangster, Adriano era adatto solo per alcuni film polizieschi. Serafino era un personaggio che rideva spesso ed era sempre aperto. Celentano chiese una seconda audizione e questa volta riuscì a mostrare una nuova parte di sé. Germi era felice e offrì all'attore un ruolo. Per tutta la prima settimana di riprese era preoccupato che il successo di Celentano fosse stata una coincidenza. Tuttavia l'attore non lo ha deluso e ha fatto un ottimo lavoro. Ma che c'ha sto cane tuo? La bestiola annusa, lo lupo, la guardia è la femmina pericolosa. Buono, buono, Lupè. Non vedi che è amica nostra? Me vuol bene. Anche il ruolo successivo nel film drammatico Bianco, Rosso e ha avuto successo. La partner cinematografica di Celentano era Sophia Loren e successivamente divennero amici. Alla fine degli anni 60 Celentano e la sua famiglia si trasferiscono a Galbiate. Lì Adriano iniziò la costruzione della sua casa, che la famiglia chiamò la costruzione di San Pietro, perché durò 15 anni. Il motivo principale era che la maggior parte dei guadagni di Celentano andava su nuovi progetti e film d'autore, che finanziava di tasca propria. Per tutto questo tempo Celentano non diede tregua al Festival di Sanremo. Aveva partecipato 3 volte, ma non aveva mai vinto. Nel 1970 Adriano decise di nuovo di esibirsi, ma questa volta Claudia salì sul palco con lui e insieme cantarono il famoso brano «Chi non lavora non fa l'amore». E conquistano la tanto attesa vittoria. Dopodiché per molto tempo il festival è stato segretamente chiamato Concorso Adriano Celentano perché eclissava davvero gli altri partecipanti. Celentano non aveva paura di sperimentare con la musica. Potresti essere sorpreso, ma in un certo senso può essere considerato uno dei primi artisti di rap. All'inizio degli anni 70 Adriano concepì un pezzo chiamato Prison Collinens in Ancient Soul. Era un misto di parole italiane e inglesi cantate in modo recitato. Il successo del singolo fu strepitoso. Rimase a lungo sulle prime righe delle classifiche americane ed europee. Celentano stesso ha affermato che con questa canzone cercava di attirare l'attenzione dei suoi ascoltatori in quanto siamo cattivi comunicatori e sottolineando quanto male ci capiamo anche parlando la stessa lingua. Nel 1972 esce un importantissimo album di Celentano, Il male del secolo. Tutte le composizioni sono state scritte da lui e dedicate a importanti temi sociali: corruzione, droga, tutela dell'ambiente e così via. Nel corso dei lunghi anni della sua attività musicale, Celentano ha scritto molte canzoni su quello che può essere definito il male del secolo, sollevando temi che riguardano se stesso e i cittadini del suo paese. Verso la metà degli anni 70, la carriera di attore di Celentano stava rapidamente guadagnando slancio. Nel 73 ha recitato nei film L'emigrante, Le 5 giornate e Rugantino. A proposito, in Rugantino ha recitato insieme a sua moglie Claudia. Celentano ha iniziato a riscuotere un successo pazzesco con le donne che hanno inseguito all'infinito l'attore. Però tu pensi che forse stando qui soli sull'ascensore insieme io voglia farmi baciare da te? Pirata! Certo che tu con le donne ci sai fare. La moglie ha accettato tutti i fan con calma, perché in realtà ha inventato lei l'immagine del donnaiolo audace e maleducato per Adriano. Claudia Mori è stata anche responsabile di tutte le buffonate scandalose dell'attore. Ad esempio, una volta, quando Celentano decise di imparare a ballare per una nuova foto proprio sulla strada principale, bloccò tutto il traffico.
Quando è stato portato alla polizia, centinaia di persone si sono radunate sotto le finestre e hanno chiesto di liberare l'attore dal carcere. Anche un annuncio è apparso una volta sui giornali italiani. Affermava che Celentano aveva litigato con Mori e aveva deciso di suicidarsi. Voleva gettarsi sotto un treno. Alla stazione c'era una gran folla e la star preferita di tutti era sdraiata sui binari e Claudia si torceva le mani per la disperazione e lo pregava di alzarsi. Un treno apparve all'orizzonte. Lei singhiozzò, ma Celentano continuò a mentire. E solo quando il treno era a pochi metri di distanza, saltò via dai binari e si precipitò da sua moglie. Davanti agli occhi della folla sconvolta si è verificata una tempestosa riconciliazione degli sposi. Incline per natura a manifestazioni di emozioni oltraggiose e violente, Adriano era in buone mani. È stato in grado di utilizzare questo dono al momento giusto e non si è esaurito nel corso degli anni. Il loro matrimonio è quasi fallito a causa di un'altra donna solo una volta, ma ne parleremo più avanti. Nel 75 esce il musical rock Yuppie-Doo. Celentano ha agito come regista, sceneggiatore, compositore e montatore. Questo film è interpretato da Claudia e i loro tre figli. Yuppie-Doo è stato girato durante la crisi economica in Italia e segnato da una massa di rivolte, scioperi e sentimento comunista che ha travolto l'Europa. In questo film Celentano ha riflettuto sugli eventi del suo paese natale e il flusso dei suoi pensieri si è trasformato in una storia al limite del reale e del grottesco. Il processo di ripresa è stato altrettanto disordinato. Celentano e l'intera troupe cinematografica hanno improvvisato molto dal momento che il film non aveva una sceneggiatura a tutti gli effetti. Il lavoro sul film è stato oscurato dalla tragedia, però. Il cameraman Graziano Alonso è caduto da un podio speciale in acqua proprio insieme a una telecamera. Purtroppo non è stato possibile salvarlo. Essendo il regista, Celentano è stato persino processato con l'accusa di omicidio non intenzionale. Parallelamente al procedimento giudiziario, il lavoro sul film è proseguito e Adriano ha preso posto lui stesso dietro la macchina da presa. Nel 77 il tribunale lo assolse, ma tutta la squadra e Adriano non riuscirono a riprendersi dallo shock per molto tempo. Il film è diventato un cult per il popolo italiano ed è stato nominato per la Palma d'Oro al Festival di Cannes. Molti critici lo considerano l'opera più importante e significativa nella carriera cinematografica di Celentano. Uno dei film di maggior successo di Adriano a metà degli anni 70 fu la commedia poliziesca intitolata Bluff, storia di truffe e di imbroglioni. Ha avuto l'opportunità di lavorare con l'iconico attore di Hollywood, il due volte premiato Oscar, Anthony Quinn. Il pubblico è stato completamente deliziato dal loro duetto e Celentano ha ricevuto il premio cinematografico nazionale italiano David di Donatello per il suo ruolo. Allora sì, che un bluff è un bluff. Come si divide? 50 e 50 in teoria. Come sarebbe a dire in teoria? Che alla fine del gioco uno dei due può fregare l'altro. E chi è l'altro? Successivamente, uno dopo l'altro, uscirono dei nuovi film con la partecipazione di Adriano. I titoli erano Di che segno sei, Culastrisce nobile veneziano, poi Ecco noi per esempio e L'altra metà del cielo. Nel 1978 Celentano si cimentò nuovamente come regista. Ha girato la commedia intitolata Geppo il folle. Il regista amava dire questo del film: questo è il mio film. In effetti, in questo caso, tutto è stato fatto da lui. Celentano ha scritto la sceneggiatura, prodotto, scritto la colonna sonora e ha recitato con sua moglie. Questa foto è diventata autobiografica. Il protagonista era un cantante pop popolare, stanco della fama, il cui amore lo ha guidato sulla retta via della vita. C'era una scena nel film in cui il personaggio principale si esibiva allo stadio. Tutte le comparse che interpretavano gli spettatori erano i fan di Celentano che hanno pagato per assistere allo spettacolo e quindi apparire nel film. Nella successiva commedia eccentrica, Teste carenate, inizialmente chiamata Zio Adolfo in arte Führer, una nuova sfida è stata lanciata da Celentano. Ha interpretato fratelli gemelli con personaggi e credenze completamente opposte. Parallelamente alle riprese attive, Adriano è riuscito a trovare il tempo per la musica. Nel 79 fu pubblicato uno degli album più popolari del cantante. Si chiamava Soli ed è stato creato in collaborazione con il famoso compositore italiano Toto Cutugno. Per 58 settimane l'album è rimasto in cima alla hit parade italiana. Pensare un po'.
poco a noi. Nel corso degli anni le canzoni di Celentano si sono fatte più serie. Celentano una volta disse: il dovere più alto di un artista è protestare contro l'ingiustizia, e più di una volta confermò questa posizione con i suoi testi fortemente sociali. Nello stesso anno ha avuto luogo la prima della commedia Mani di Velluto. Per questo ruolo Celentano ha ricevuto ancora una volta il Davide di Donatello. La commedia Sabato, Domenica e Venerdì, uscita in seguito, si distingue per l'inizio di una lunga collaborazione tra Celentano e il duo creativo di commedie Castellano e Pipolo. Hanno diretto le commedie nere intitolate Asso e Grand Hotel Excelsior con Celentano. Ma forse i loro film più popolari sono Il bisbetico domato e Innamorato pazzo, usciti nel 1980 e nel 1981. Il bisbetico domato è diventato uno dei film più sorprendenti e memorabili della carriera di attore di Celentano. Molte frasi e persino scene del film sono state inventate dall'attore stesso. Mentre studiava la sceneggiatura, la rielaborava a suo piacimento. Una, due, tre, quattro... Sono 40. 40 anni? Mica li dimostri, sai? Lo so. Io ne ho 25. Neanche tu li dimostri. Grazie. Te ne davo 26. In particolare, su suggerimento di Adriano, fu riscritta la famosa scena in cui il suo eroe ballava sull'uva. Secondo una versione, inizialmente nella scena, lo spettatore avrebbe dovuto guardare come dei cittadini ordinari producevano il vino. In un'altra versione, l'uva avrebbe dovuto schiacciare Ornella Muti. Forse l'ultima opzione proposta da Celentano era la soluzione migliore. È interessante notare che nell'immagine sono presenti motivi biblici. Il nome del protagonista è un riferimento al profeta Elia e alcune scene del film contengono riferimenti alle sue gesta. Ad esempio, la scena in cui Elia parlava ai corvi corrisponde alla storia biblica di come il profeta fu nutrito dal corvo. Il bisbetico domato ha avuto un gran successo al botteghino e ha rapidamente guadagnato popolarità non solo a casa, ma anche ben oltre i suoi confini. Innamorato pazzo, che è stato rilasciato dopo, è diventato una sorta di variazione sul tema delle vacanze romane con Audrey Hepburn. Un affascinante autista interpretato da Celentano si innamora di una conoscenza casuale, di Ornella Muti, che si rivelò improvvisamente essere la principessa dello stato di Saint-Uly. Ma perché non staremmo bene insieme? Saremmo una coppia fantastica. Tu sei bellissima. Io molto meglio di te. Dopo l'uscita di questi due film, i media e il pubblico ovviamente erano interessati al tipo di relazione che avevano Adriano e Ornella. Entrambi gli attori erano sposati in quel momento, ma durante le riprese del bisbetico domato, tra loro iniziò davvero una storia d'amore. Hanno confermato queste informazioni solo molti anni dopo. Ornella ha addirittura rotto con il marito e, secondo indiscrezioni, si aspettava lo stesso passo da Celentano. Dopo aver appreso dell'infedeltà del marito, Claudia Mori, che aveva già cresciuto tre figli con Celentano, lo minacciò di divorzio. Tornato in sé, Adriano interruppe i rapporti con Muti e pregò Claudia di perdonarlo. La moglie lo ha accolto senza alcuna spiegazione e scandalo. La loro famiglia si riunì e presto Ornella sposò un altro uomo. Il tradimento accidentale non è affatto un motivo per separarsi, è indulgente, e per un uomo le relazioni casuali sono come un'ispezione tecnica di un'auto nuova per un meccanico, Claudia Mori. Nel frattempo, la filmografia di Celentano si è arricchita di nuovi lavori. Nell'82 ebbe luogo la prima del film Bingo Bongo. L'attore ha interpretato una sorta di Tarzan italiano, proprio come la sua versione più popolare, allevato nella giungla da animali selvatici. Lo scopo di questa immagine era di attirare l'attenzione del pubblico su problemi ambientali di attualità. Seguono i film Segni particolari Bellissimo, Sing Sing e Lui è peggio di me. Celentano ha avuto anche alcuni film francamente senza successo. Il film Jean-Louis non ha rimborsato nemmeno la metà del suo budget e ha ricevuto recensioni di disapprovazione dalla critica. In sostanza, il film è stato rimproverato per la mancanza di un'idea precisa, una certa confusione della trama e uno strano copione. Tuttavia, questo non ha scosso molto la fiducia in se stesso del nostro eroe.
Non ho mai inseguito il successo e non conosco nessun segreto su come raggiungerlo. Forse è per questo che mi ha seguito? Diventare improvvisamente poco interessante o impopolare non mi ha mai spaventato. Ho sempre saputo di possedere un'imbarcazione a cui posso tornare in qualsiasi momento. Ho sempre avuto i miei veri amici e la mia famiglia. Questa è la cosa principale che conta in questa vita. Nell'86 esce l'ultimo film coautore di Celentano, Castellano e Pipolo. Si chiama Il Burbero. Alla fine degli anni 80 la popolarità di Celentano iniziò a diminuire. Ha recitato sempre meno nei film e si è preso una pausa di 3 anni dall'attività musicale. Forse aveva bisogno di riposo dopo tutti questi anni di fila a registrare canzoni e film senza sosta. Nel 91 Celentano torna con l'album Il Re degli Ignoranti. Parallelamente, su uno dei principali canali televisivi italiani, ha condotto il suo programma Fantastico. Viene fresco, fresco, e dimmi chi sei, cosa farai questa sera? L'inizio si è rivelato un successo, così Celentano ha ospitato ogni sabato per molto tempo celebrità dall'Italia e dai paesi limitrofi. Tuttavia, una volta in onda il programma, un celentano dalla lingua tagliente ha scatenato un grave scandalo. Alla vigilia di Capodanno, inaspettatamente davanti a un pubblico di milioni di persone, con parole eccitate protestando contro la caccia di animali e uccelli, ha detto: «Ogni anno 2 milioni di cacciatori uccidono 2 miliardi di uccelli e lo Stato paga loro dei soldi per questo. Chiedo chi sono gli assassini, lo Stato o i cacciatori? Faccio appello ai vostri figli. Gli animali sono proprio come noi, suonano come noi, piangono e soffrono come noi». Il giorno successivo milioni di italiani avrebbero partecipato a un referendum sul nucleare e sulla magistratura italiana. La magia delle parole di Celentano è stata così grande che la mattina dopo 14 milioni di elettori hanno scritto sulle schede elettorali le parole proposte dall'artista. Siamo contro l'omicidio, siamo per l'amore. Le schede sono state dichiarate non valide. Lo scandalo è stato immenso. Adriano ha sborsato una bella cifra di 200 milioni di lire, ma il suo spettacolo è andato in onda per molto tempo e si è chiuso solo perché Celentano si è interessato a un nuovo progetto. Dal 1999, infatti, insieme all'attrice Francesca Neri, ha condotto il programma televisivo intitolato Francamente me ne infischio. Nel 92 Celentano ha recitato nel suo ultimo film fino ad oggi, la fantastica commedia chiamata Jackpot, dove ha recitato non solo come attore, ma anche come sceneggiatore. Ha lasciato il cinema ed è passato completamente alla musica per un semplice motivo: non era più colpito dalle sceneggiature moderne. Meglio lasciare che la gente ammiri i grandi film in cui Celentano ha recitato una volta, piuttosto che iniziare a dire che abbia fame di soldi o cose come perché ha accettato di recitare in un tale incubo. L'unica eccezione è stata il ruolo principale nella serie TV L'Ispettore Gluck, trasmessa in Italia nel 2001. Per tutta la vita Celentano ha creduto in Dio. Puoi chiamarlo un cristiano zelante se vuoi. Nel corso della sua lunga carriera musicale, Celentano ha scritto molte canzoni sulla fede. Quando era ancora un bambino e frequentava la scuola domenicale, non riusciva a trattenere le lacrime mentre leggeva La vita terrena di Cristo. Sono un fan di Gesù Cristo tanto quanto di Sinatra. Nel settembre 1997 Celentano si è esibito in un concerto a Bologna in onore del 23° Congresso Eucaristico Nazionale, al quale ha partecipato lo stesso Papa Giovanni Paolo II. Al tempo stesso Adriano non ha mai esitato a criticare la Chiesa, parlando dei suoi problemi a milioni di spettatori. Nel 98 l'artista ha registrato un album congiunto con l'artista Mina. La collaborazione si è rivelata un grande successo. Il disco è stato venduto per un importo di 1,6 miliardi di copie ed è stata creata una clip sotto forma di video animato per una composizione musicale. Parole, e tuo silenzio quasi mi commuove, sì, ma perché il cuore è poco intelligente. Nel 99 il cantante ha iniziato a collaborare con il compositore Gianni Bella. Insieme registrano e pubblicano 5 album in studio, il primo dei quali è il disco Io non so parlar d'amore. Celentano ha sempre amato sperimentare con i generi. La sua musica mescola con successo pop, rock e jazz. Nel 2001 è stato pubblicato l'album successivo del cantante. Raramente esco, ma parlo ancora meno. È stato registrato in collaborazione con il cantautore Mogol e il compositore Gianni Bella.
Per promuovere l'album, Celentano ha iniziato a ospitare il programma 125 milioni di sciocchezze in TV. L'album è stato venduto per 1.800.000 copie ed è diventato disco di platino. Il 2001 è stato oscurato dalla morte della madre, Giuditta. Mia madre era come una montagna. Quando è morta, il mondo è diventato piccolo, si è ristretto. Fino alla fine della vita di sua madre, Adriano mantenne con lei un rapporto molto tenero e toccante. Giuditta era la sua principale fan, veniva spesso ai concerti e sosteneva i suoi sforzi. Adriano portava spesso sua madre in viaggio, voleva che Giuditta vedesse quanti più paesi possibile. Era forte, o meglio, la consideravo forte, perché lo pensavamo tutti, e perché lo diceva lei stessa. Inoltre mi diceva: sei più forte di me, c'è ancora più forza in te, anche se tutti hanno sempre seguito il mio esempio. Nel 2005 Adriano ha annunciato di essere vegetariano, e questo è stato il logico risultato dei suoi molti anni di lotta per il mondo. Il vegetarianismo è salute, un colpo all'industria dell'olocausto degli esseri viventi coscienti, un'opportunità per annunciare che non è a causa mia che a Natale e Pasqua gli agnelli e i bambini vengono macellati nei macelli. Nel 2007 Celentano ha pubblicato il suo album per il 40° anniversario, Dormi amore, la situazione non è buona, che è diventato disco di platino nel giro di 2 mesi. Nonostante abbia smesso di recitare, il lavoro di attore di Adriano è ancora amato dagli spettatori. È persino in cima alla lista delle 100 stelle del cinema più brillanti, secondo la rivista Time Out. Nel corso degli anni, Adriano Celentano appare sempre meno in pubblico, ma i fan lo amano ancora molto. Nel febbraio 2012 si è esibito all'inaugurazione del già noto Festival di Sanremo. La sua esibizione su questo palco, come tanti anni fa, si è rivelata incantevole ed è stata accolta dal pubblico con tutto il cuore. Per la partecipazione a questo festival, Celentano ha ricevuto un compenso di 700.000 euro, ma ha donato tutti i soldi in beneficenza. Va notato che le autorità italiane erano contrarie al discorso, dal momento che Celentano era uno degli oppositori attivi e si è espresso ripetutamente contro il governo italiano. Celentano non ha mai esitato di rimproverare i politici, parlando della crisi e dei problemi della Chiesa Cattolica e dell'ingiustizia sociale. Non mi piace nessun politico, mancano gravemente di onestà. Essendo l'ospite di vari spettacoli, non ha risparmiato nessuno dal potere dominante. Nel suo controverso talk show politico Rock Politic, ha discusso di questioni pubbliche e politiche con gli ospiti e ha criticato il governo al suono di una chitarra elettrica. Il programma ha battuto tutti i record di ascolti televisivi. Più di 11 milioni di spettatori hanno guardato il primo episodio. In una delle uscite, il cantante ha accusato Silvio Berlusconi di corruzione, che ovviamente ha provocato uno scandalo. Berlusconi, inoltre, ha ricevuto una lettera dal nostro amato ribelle, in cui chiamava il politico Silvio Corruzioni. Si presume che lo show sia stato interrotto dopo il quarto episodio a causa di questa situazione. Nell'ottobre 2012 si è svolto nell'Anfiteatro di Verona il concerto di Celentano. Quell'anno l'Italia precipitò in crisi e, per sostenere gli italiani in un periodo difficile, Celentano ridusse il costo dei biglietti dei concerti a solo 1 euro. Intere famiglie sono venute al suo concerto. L'anfiteatro per 6.000 persone era pieno. Questa è la storia di uno di noi. Ad inizio 2019 Celentano ha presentato al pubblico il suo nuovo progetto. Gli artisti ci lavoravano da 10 anni. È la serie animata Adrian. La serie animata raccontava le avventure di un giovane orologiaio al quale Celentano ha dato voce e aspetto. Aveva anche una ragazza litigiosa, Gilda, ispirata a Claudia Mori. Ora Celentano non va più in scena. Al suo posto lavorano molti doppi, molti addirittura approvati ufficialmente dall'artista stesso. Insieme alla moglie vive nella sua stessa casa vicino a Milano. Non partecipano ad eventi sociali da molto tempo e non rilasciano interviste. Tuttavia il clan Celentano esiste ancora oggi. Questa azienda comprende una casa editrice, un'agenzia di concerti, uno studio di registrazione video e audio. Più di 150 persone lavorano lì e Claudia gestisce l'azienda. Era ovvio che i figli di genitori creativi avrebbero seguito le loro orme.
Rosita ha scelto la strada dell'attrice, anche se non ha molto successo con il pubblico e attualmente non recita quasi mai. Rosalinda è diventata un'attrice, cantante e artista. Durante la sua carriera è stata più volte nominata per vari premi cinematografici. In giovane età la ragazza lasciò la casa e visse a lungo con i senzatetto per strada. All'età di 36 anni ha cercato di suicidarsi assumendo enormi quantità di sonniferi, ma miracolosamente è stata salvata. Il figlio Giacomo prova nel settore musicale. Dall'età di 20 anni scrive ed esegue le proprie canzoni e spesso ai suoi concerti Giacomo canta le canzoni del famoso padre. Durante la sua carriera Celentano ha cantato 600 canzoni e dopo il ritiro è tornato a riparare orologi. «Ho due mestieri», dice. «Ne ho imparato uno da bambino. Sono un orologiaio. La mia seconda occupazione è essere un artista. Questa è diventata la principale. Uso questo mestiere per esprimere ciò in cui credo». Celentano è sempre stato sincero nel suo lavoro ed è andato avanti dove altre persone altrettanto talentuose non hanno osato andare. I fan lo adorano per il suo lavoro nella musica e nel cinema, così come per molte commedie romantiche leggere che hanno resistito alla prova del tempo. Essendo stato un sex symbol per molti anni, Celentano ha aperto la strada a una nuova generazione di eroi del melodramma che ora amiamo così tanto. A proposito, abbiamo raccontato la storia dello sviluppo del genere delle commedie romantiche, le sue leggi e i suoi schermi nel nostro video, che puoi guardare facendo clic su questa icona che appare sullo schermo. In che modo le commedie romantiche creano false impressioni d'amore? Quali sono i film considerati i migliori di questo genere? Lo scoprirai se segui il link. Questo è tutto ciò che volevamo dirvi sull'incredibile Adriano Celentano. Ti saremo grati per un like a questo video. Qui, Biografo. Grazie per essere con noi. Ciao!